Capricorso Caffè Udas concede il bis. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di prima divisione uomini, i ragazzi guidati da Giuseppe D'Alessandro si impongono con un netto 3-0 contro il Volley Lucera, con i parziali di 25-16, 25-17, 25-22. Si tratta del secondo derby down vinto dopo quello della scorsa settimana con identico punteggio sul Volley Foggia. Domenica, una triste di partite da non perdere. Si parte con la quarta di ritorno della Serie B2 Nazionale Donne con l'impegnativa sfida interna della Libera Virtus contro Ugento Lecce. Le virtusine, guidate dalla coppia Drago di Lucia, sono reduci dalla vittoria in trasferta ottenuta a Benevento. Invece, cerca riscatto la pallavolo cerignola nella sesta di ritorno della Serie D Regionale Donna. Le ragazze Fucsia, allenate da Michele Valentino, dopo il pesante stop ad opera della Pegmavetta per 3-1, cercano riscatto nella sfida fuori casa contro il Bisceglie. Infine, per il campionato di Serie C regionale uomini si gioca la quarta giornata del girone di ritorno con l'Iposea Audax che vuole mantenere la seconda posizione in classifica. I biancazzurri, guidati da Roberto Ferraro, reduci dalla bella vittoria ottenuta contro l'Asia Manvari, ospitano il Modugno.